assumere, che fa caldo pure per lei. Mi sta distruggendo una pianta qua perché vedi, si muove perché c'ho il ventilatore. Beh, no. Quasi sta benissimo, Lina. È bello ventilato, c'è il maestrale. Non vi dico come si sta. Io sto chiamando i miei amici a Salerno, ad Avellino, a Napoli, a Roma, tutti che muoiono d'accordo. Qua non vi dico, si sta da Dio. Preso. Ok, adesso siamo in diretta sullo specchio dell'anima. Ciao ragazzi dello specchio dell'anima. No, ancora le persone stanno entrando o stanno in vacanza. Noi le vacanze le facciamo con voi per chi vuole vedere, stare qua con noi oggi o chi poi la vedrà in differita o su YouTube o sullo specchio dell'anima. Ok, buonasera, prendete le vostre bottiglie d'acqua. Si sta Ciro che si sta collegando. Sto con la voce un po' così perché rauca, perché con il Buonasera. ventilatore in testa in continuazione è un problema, ma non è un problema, va tutto bene. Allora, prendete la vostra acqua, mettetevi vicino. Io ce l'ho questo sfondo verde che alle volte appare e scompare perché sembra più fresco, per dare l'idea di più frescore, già che stiamo tutti accaldati, no? Allora, concentriamo il nostro pensiero e chiediamo agli spiriti benefattori di essere qui con noi in nome di Gesù, di proteggere le nostre case, di essere in ogni casa chi adesso si collega o chi si collegherà dopo, non importa, nel momento che voi vi connettete, così la trasmissione di questa energia sarà data immediatamente. Chiediamo a questi spiriti benefattori di benedire, fluidificare, magnetizzare queste acque affinché ognuno possa ricevere in armonia con le sue necessità. Che questa serata ci porti comprensione e intendimento vero e proprio della vita di ogni giorno. Grazie. Allora, oggi studiamo il libro degli spiriti. E stiamo nella domanda 825 nel capitolo Legge di Libertà. Io condividerò con voi il video, così potete leggere insieme a me. Dovrò leggere io perché mi fermerò per spiegare, per non dare fastidio poi. Condivido lo schermo e poi vi mando il testo, ok? Vi mando il testo a voi tutti, tanto allo specchio dell'anima quanto a tutti quanti che ci seguono. Noi faremo la lettura. Anzi, puoi leggere tu, Rosaria? Riesci? Ok, Allora, solo spiegando una cosa, che io leggeremo, come il capitolo 10 è lungo, no? Ci sono 8 articoli, diciamo così, noi leggeremo dall'1 al 5. Le altre, che ci vuole più spiegazione, più tempo, per non diventare troppo paloso e troppo stancante, perché comunque ogni paragrafo è una cosa diversa, perciò ci vuole spiegazione, ci vuole intendimento, perché le domande lo faceva Kardec come professore e come studioso e le risposte le davano i medium di tutto il mondo. Ogni risposta di questa è la concordanza di tutte delle risposte che gli spiriti avevano trasmesso ai medium in tutto il mondo, in tutto il pianeta, all'epoca, senza internet, perché stavamo nel 1860. Ok? Vai, Rosaria.
Ok, capitolo 10, legge di libertà. Libertà naturale. Esistono situazioni in cui l'uomo possa credere di fruire di una libertà? Va più vicino al microfono perché si sente poco, Ma perlomeno io. allora, esistono situazioni in cui l'uomo possa credere di fruire di una libertà assoluta? Mi senti così? Sì. No. Perché tutti voi avete bisogno gli uni degli altri, i Ecco, piccoli come i grandi. no, non esiste libertà assoluta perché viviamo in comunità, viviamo insieme e no, dobbiamo comunque rispettare, ma poi lui spiega più avanti. Vai. Ok. Quale sarebbe la condizione nella quale l'uomo potrebbe fruire di una libertà assoluta? Quella dell'eremita in un deserto, fin dal momento in cui ci sono due uomini insieme, essi hanno dei diritti da rispettare e di conseguenza non fruiscono più di una libertà assoluta. Se vogliamo una libertà assoluta e stiamo da soli, solo per conto nostro, in un deserto e facciamo che cosa vogliamo noi, no? Ma da un momento che ci basta uno, che dobbiamo comunque rispettare la vita dell'altro, la libertà dell'altro. Ognuno di noi ha diritto a questa libertà. Vai. L'obbligo di rispettare i diritti altrui priva l'uomo del diritto di appartenere a se stesso? Assolutamente no, perché è un diritto che possiede per natura. Il fatto di dover rispettare la libertà, che la libertà non è assoluta, non priva l'uomo il diritto di appartenere a se stesso, perché ognuno di noi appartiene a se stesso. Questo è importante sapere. Aspetta, che come conciliare? Come conciliare le opinioni liberali di certi uomini con il dispotismo che essi sovente esercitano nel loro privato, famiglia e sui loro subordinati? Essi hanno l'intelligenza della legge naturale, ma questa intelligenza è controbilanciata dall'orgoglio e dall'egoismo. Quando i loro principi non sono una commedia recitata per calcolo, essi comprendono bene come le cose devono essere, ma non le fanno. Ecco, allora ci sono gente che diciamo così, si dicono liberali, no? Ah, no, io sono una persona liberale, ma dentro casa, dentro la famiglia e con i suoi subordinati li fa a bacchetta, li comanda a bacchetta con quella cosa del potere, no? Basta che uno abbia un piccolo potere, metti una divisa o un carico, ah, sei presidente? Oh, sono presidente. Então, basta un titolo qualsiasi che o sangue, diciamo così, che l'orgoglio sale in gappa, come si dice, no? E comincia a utilizzare contro i suoi subordinati, addirittura dentro il seno della famiglia. E qua sta dicendo che è questa intelligenza è controbilanciata dall'orgoglio e dall'egoismo. Perché uno può essere intelligente, ma se è orgoglioso e egoista, i principi sono solo un'ipocrisia, dice una commedia recitata, un'ipocrisia. E poi 828A. Ti terrà conto nell'altra vita dei principi che essi hanno professato su questa terra? Più si ha intelligenza per comprendere un principio, meno si è scusati per non averlo applicato a se stessi. In verità vi dico che l'uomo semplice, ma sincero, è più avanzato sulla strada verso Dio di chi vuol sembrare ciò che non è. Ecco, la responsabilità della conoscenza. Quando noi ci troviamo in difficoltà, no? Con una disputa o un problema in famiglia o no lavoro o qualcosa, a chi diamo ragione? Chi ha la ragione? No? Nessuno. Perché tutti vogliono avere ragione, ma chi ha la conoscenza di queste leggi, no? Delle leggi divine, non si prende la briga di no, deve vincere il mio punto di vista, devo vincere io,
no? La responsabilità della conoscenza è importantissima, perché una volta che tu sai come funziona, non può, non avrai scusa, dice, non ci stai scusanti perché non ha applicato a se stessi. E dice, alle volte un uomo semplice, alle volte addirittura che non crede a niente, ma è più buono e c'è un cuore più grande di quello che si va in chiesa e si batte nel petto dicendo, oh Dio, mio Dio, e fa la cenata. Perciò Dio valuta, la verità non è neanche Dio, quando andiamo nel mondo spirituale, la nostra propria coscienza valuterà, vedremo queste cose e credo che ci vergogna, avremo tanta vergogna di noi stessi, delle cose che abbiamo fatto, detto qua per orgoglio e vanità, egoismo. Allora, questo della schiavitù è interessantissimo. Vai. Schiavitù 829. Ci sono degli uomini che per natura sono destinati a essere proprietà di altri uomini. Qualsiasi soggezione assoluta di un uomo a un altro è contraria alla legge di Dio. La schiavitù è un abuso della forza, scompare con il progresso, come scompariranno a poco tutti gli altri abusi. Kardec, la legge umana che consacra la schiavitù, è una legge contro natura perché riduce l'uomo allo stato di bestia e lo degrada moralmente e fisicamente. Ecco, la schiavitù in qualsiasi modo è contro la legge, perché tu non puoi subordinare altri come bestia, come sta dicendo così, come bestia da sommola. Perciò ci sono popoli che ancora oggi usano la schiavitù, schiavitù sessuale. La schiavitù con i bambini che fanno lavorare i bambini. Questo è. Diciamo così, è un grande debito karmico che queste persone stanno acquisendo e sappiamo che Dio perdona tutti, ma non condona, tu dovrai comunque risarcire il danno che stai causando a queste persone. Agora, guardate la domanda di Kardec, come è, diciamo così, capziosa, che lui cerca di prendere in fallo gli spiriti per vedere se loro stanno attenti o che cosa loro rispondono. Guarda qua. 800. 830. Quando la schiavitù fa parte dei costumi di un popolo, coloro che ne approfittano sono condannabili dal momento che non fanno che conformarsi a un'usanza che a loro appare naturale? Il male è sempre il male. Tutti i vostri sofismi non faranno certo sì che una cattiva azione diventi buona, ma la responsabilità del male è relativa ai mezzi che si hanno per comprenderlo. Chi trae profitto dalla legge della schiavitù è sempre colpevole di una violazione della legge di natura. Ma in ciò, come in tutte le cose, la consapevolezza è relativa. Essendosi la schiavitù introdotta nei costumi di certi popoli, l'uomo ha potuto approfittarne in buona fede e come di una cosa che a lui sembrava naturale. Però, da quando la sua ragione più sviluppata e soprattutto illuminata dai lumi del cristianesimo, gli ha mostrato nello schiavo il suo simile davanti a Dio, egli non ha più attenuanti. Ecco, una cosa che porta tante controversie. Perché? Perché diciamo a questo popolo, il popolo ebreo accettava la schiavitù, pure la schiavitù per debito, che tu non teneva, non poteva pagare, e loro venivano e portavano qualcuno della tua casa per essere schiavo di qualcun altro, di quello che tu dovevi, i soldi. I romani anche. No? A patria, la culla della democrazia, la Grecia, no? La Magna Grecia, avevano schiavi, consideravano la schiavitù una cosa normale. Ancora oggi, in alcuni paesi, come l'India, per esempio, no? Non è tenuto come schiavi, ma quasi quasi paria. I paria della società in India sono quasi considerati come schiavi.
Então, a domanda, quando lui disse, mas loro não sabevano niente, sono nati in quella società, sempre hanno vissuto così, fa parte della loro cultura. Il male è sempre male. Tutti i vostri sofismi, inutili che vogliamo mettere, dorare la pillola e dire che questa cosa che sembra brutta può diventare, è una buona cosa. No, no, dice. Tutti i vostri sofismi non faranno certo sì che una cattiva azione diventa buona. Ma questo non serve solo per la schiavitù, serve per tutto, eh? Che noi sappiamo che il male è sempre male. E man mano che il cristianesimo, che ha avuto contatto con il cristianesimo, non dico con il cattolicesimo, ma con il cristianesimo, in cui Gesù ha detto siamo tutti fratelli, no? Che non esiste schiavo. Lui, la grande rivoluzione è stata anche questa, perché immagina tutti quelli patriarchi ebrei, no? Eppure i romani che avevano tanti schiavi, era complicato, perché come faceva a trattare come uguali a loro? Questo ha minato un po' la società dell'epoca, ha fatto una rivoluzione alla società dell'epoca, perciò volevano eliminare Gesù, perché era una cosa assurda per loro, considerare un schiavo qualcuno alla pari. E questa è stata una rivoluzione vera e propria. E come hanno detto gli spiriti, il male è sempre male e la nostra coscienza sa benissimo quando lo stiamo facendo o no, indipendentemente dalla scusa che diamo. Ah no, ma io ho fatto quello perché era una cattiva azione per i fin di bene. Ragazzi, non ci prendiamo per i fondelli. Un male è sempre male. Una cattiva azione a fin di bene è sempre una cattiva azione, no? Então, è questa la riforma morale che si propone il cristianesimo, vero cristianesimo, cristianesimo primitivo. Vai, Rosaria. 831. L'ineguaglianza naturale delle attitudini non pone certe razze umane alle dipendenze delle razze più intelligenti. Sì, per elevarle, non per abbruttirle, ancora di più con la schiavitù. Ecco, vedi un attimo solo, vedi, si diceva, ma quelli più intelligenti di quelli là, no? Come si facevano per esempio in Brasile con gli indios, la popolazione degli indios, no? Gli autoctoni della terra, che erano indios, i primi abitanti del Brasile, no? Loro sono protetti dalla legge, come bambini. Per me è assurdo che loro siano considerati come bambini, è uno che non ha, loro non possono fare niente, perché hanno i diritti come hanno i diritti i bambini, perché sono considerati, diciamo così, non intelligenti. Invece no, sono persone normali, solo che vivono nella loro tribù, nel loro mondo, vivono di quello della loro cultura, no? Siamo noi quelli abbruttiti. Então, dice, se sì, che c'è sì, diciamo, l'ineguaglianza delle razze, no? Che quelle più intelligenti e quelle meno intelligenti, ma per elevarli, per sollevare quelle razze e non per abbruttirla con la schiavitù. Vai, gli uomini. Gli uomini per un tempo troppo lungo hanno considerato gli appartenenti a certe razze umane come animali da fatica dotati di braccia e di mani e si sono creduti in diritto di venderli come bestie da soma. Si credevano di un sangue più puro, insensati che vedevano solo la materia. Non è il sangue a essere più o meno puro, bensì lo spirito. Vedere il Si vedete nel libro degli spiriti, nel domanda 361 sulle facoltà morali intellettive dell'uomo e nell'813 l'eguaglianza naturale. Allora, se torniamo indietro, non ci parliamo della
del catechesimo dei popoli del Sud America, degli Indios d'America delle gesuite che sono là per poter insegnare Gesù e hanno decimato una popolazione, perché dicevano che se loro non aderivano al cristianesimo, al cattolicesimo, no, al cristianesimo, al cattolicesimo, sarebbero. Morivano, no? Erano obbligati, ma anche i neri africani, noi brasiliani, perlomeno per quanto che ci riguarda, il mio popolo, ha un debito grande e enorme con l'Africa, che la quantità di gente che è partita dall'Africa nelle navi negriere, no? E che sono morti durante il tragitto e che poi sono diventati schiavi venduti proprio come animali, strappando madri dai figli, non la famiglia si smantellava davanti, perché loro dicevano che per essere di pelle scura non erano considerati esseri umani. E come fa a dire che uno è cristiano? E con benemerito della Chiesa, no? Non ci sono stati compiuti grandi, grandi, grandi sciagure, grandi atti di crudeltà in nome della fede. Perciò no, non è, diciamo così, una critica, che è una critica, ma non è una cosa che stiamo parlando contro loro, ma è stata un'epoca che per il potere e per non si fregavano proprio di niente. Noi parliamo oggi delle case farmaceutiche. Parliamo oggi dei poteri, dei potenti, dei politici, di tutta questa roba così, no? Che dice non si fregano di nessuno e fanno quello che vogliono e usano la popolazione praticamente a loro piacimento. Tutto questo, loro faranno il conto con la loro coscienza. Non sarà una cosa semplice. Peccato che loro non lo sanno. Non sanno proprio, e quando sapranno, saranno dolore, come dice spesso nella Bibbia, saranno pianto e stridore e rangere i denti, no? Perché veramente sarà dura per loro quando se ne accorgono del grande sbaglio che hanno fatto. Vai. 832. Ci sono uomini che trattano i loro schiavi umanamente, non fanno loro mancare niente e pensano che la libertà li esporrebbe a maggiori privazioni. Che ne dite? Io dico che costoro comprendono al meglio i loro interessi. Essi hanno altrettante attenzioni per i loro buoi e i loro cavalli, al fine di ricavarne maggior profitto sul mercato. Non sono colpevoli come quelli che maltrattano i loro schiavi, ma non ne dispongono meno di una mercanzia, privandoli del diritto di appartenersi. Ecco, diceva, ma tratta bene, era un buon padrone, aiutava, trattava bene e cosa. Sì, ma è un suo interesse, tratta bene i buoi, i cavalli, i cani, perché è un investimento, no? Allora, prendiamo in considerazione che questo è stato scritto in 1850. Per esempio, in Brasile la schiavitù è stata abolita completamente nel 1888. Vuol dire, aveva ancora schiavitù quando cadde, schiavitù africana e altri, degli indios e cosa. Quando lui ha scritto questo, ha trattato di questo tema. Esisteva ancora paesi che avevano che la schiavitù era ancora di leggi, no? Infatti, il Brasile nell'88, 1888, è che ha abolito, ha tolto la schiavitù, non si poteva più. La principessa Isabelle, perché era principessa di Portogallo, che governava il Brasile all'epoca, il Brasile non era neanche indipendente ancora da Portogallo. E Kardec nell'850, quando ha scritto questo, stava parlando anche di questi popoli come il mio che tenevano come schiavi gli indios, i neri e tutte le minoranze, diciamo così. Allora.
Libertà di pensiero. 833. C'è qualche cosa nell'uomo che sfugga ogni costrizione e della quale egli possa godere libertà assoluta? È nel pensiero che l'uomo gode di una libertà senza limiti, perché il pensiero non conosce barriere. Se ne può arrestare il corso, ma non annientarlo. Ah, diciamo così, l'unico momento dove possiamo essere liberi assolutamente, incondizionatamente, è nel nostro pensiero. Con il pensiero abbiamo un'ampia libertà. Io mi ricordo di Mandela, no? Nelson Mandela, che è stato per 30, 34 anni, mi sembra, rinchiuso, incarcerato, è stato rinchiuso per 34 anni, in una cella piccolina, pure bassa, e lui era un uomo alto, e lui era libero dentro quella piccola cella. È perché il suo pensiero era libero. E anche così non è, diciamo così, non ha inveito contro i suoi carcerieri, non ha inveito contro quelli che lo hanno incarcerato, e anzi ha dato una grande lezione di vita. Perciò Mandela era quello che era, no? Ma molti uomini che sono stati rinchiusi per il suo pensiero, per la libertà di essere, di pensare diversamente, in realtà non sono mai stati chiusi, sono stati sempre liberi, anche dentro una cella. 834. L'uomo è responsabile del suo pensiero, ne è responsabile davanti a Dio. Dio solo può conoscerlo e lo condanna o assolve secondo la sua giustizia. Ecco, solo Dio sa cosa ci va dentro di noi. Anzi, alle volte ci conosce meglio di noi stessi. Libertà di coscienza. 835. La libertà di coscienza è una conseguenza della libertà di pensiero. La coscienza è un pensiero intimo che appartiene all'uomo, come tutti gli altri pensieri. L'uomo. 836. L'uomo ha il diritto di porre degli ostacoli alla libertà di coscienza? No, più che alla libertà di pensiero. Non più che alla libertà di pensiero. Spetta solo a Dio il diritto di giudicare la coscienza. Se l'uomo regola con le sue leggi i rapporti da uomo a uomo, Dio con le sue leggi di natura regola i rapporti dell'uomo con Dio. Ecco, non si può mettere diciamo così, un fermo alla libertà di coscienza. La libertà di coscienza è sempre libera. Pure nei paesi dove c'è la dittatura, come il mio, è stato pure per più di 20 anni siamo stati in dittatura, c'era il pensiero è stato sempre libero, perciò c'era la resistenza, perciò si crea la resistenza. Perché la resistenza è proprio questo, è la libertà di pensiero che nessuno può controllare, tranne che Dio, chiaramente. Qual è la conseguenza degli ostacoli posti alla libertà di coscienza? Quello di costringere gli uomini ad agire diversamente da come pensano, facendone degli ipocriti. La libertà di coscienza è uno dei caratteri della vera civilizzazione e del progresso. Ecco, questo è importante. Perché quando abbiamo la libertà di coscienza, quando la nostra coscienza parla più alto, la civiltà progredisce, il progresso va avanti e questa civiltà attinge i grandi lumi, grandi, grandi, grandi progetti, grandi cose. Perciò dobbiamo essere, perciò stiamo lottando, perciò stiamo imparando, perciò stiamo conoscendo tutte queste cose, perché la nostra coscienza si è libera. Di poter esprimere le sue volontà, i suoi desideri. È chiaro che sempre rispettando la libertà dell'altro, non imponendo la nostra coscienza, la nostra legge. No, vai. 838. Ogni credo è rispettabile, anche quando fosse notoriamente falso.
Ogni credo è rispettabile quando è sincero e quando conduce alla pratica del bene. I credi condannabili sono quelli che conducono al male. Continua, continua. È biasimevole. Eh sì, scusami, c'è 839. È biasimevole offendere nella sua credenza chi crede diversamente da noi. E mancare di carità e costituisce una minaccia alla libertà del pensiero. Ecco, noi diciamo che non dobbiamo reticolarizzare la fede degli altri. Ah, ma quella è testimonianza di Geova, è evangelico, è cattolico, è spiritista, è buddista, è maomettano, è islamico. Non dobbiamo ridicolarizzare nessuno. Ognuno che ha la sua fede e nella sua fede si trova bene, che ci sia, che ci stia nella sua fede. E non dobbiamo criticare e dobbiamo ridicolarizzare nessuno, perché sarebbe offendere, no, la libertà di pensiero. E questa è una mancanza di carità verso il nostro fratello. E questo è importante. 840. E attentare alla libertà di coscienza, di porre ostacoli a credenze di natura tale da turbare la società, e attentare alla libertà di coscienza, di porre ostacoli a credenze di natura tale da turbare la società, sì, possono reprimere le manifestazioni, ma il credo intimo è inaccessibile. Quando prima, come stavo dicendo, né, alcuni vogliono professare la sua fede o il suo modo di, il suo credo, no? E vogliono dire, no, qua tu non puoi parlare, qua è proibito. Per esempio, lo spiritismo c'è stata un'epoca che è stato proibito per la legge in Brasile. No? Nella assemblea là, dei deputati, senatori, era proibito riunirsi per studiare lo spiritismo, il libro degli spiriti. Era proibito proprio per legge, non si poteva. C'è stata una lotta continua per poter liberare, che potevamo riunirci e fare, no? E studiare. Dottor Bezerra de Menezes, che è nato, che è del 1900. Che era chiamato il medico dei poveri, come qua Giuseppe Moscatti, che faceva curava, aveva pure il dono della ubicazione, ossia stare in due posti diversi allo stesso tempo per guarire le persone. Lui attraverso il congresso è riuscito, perché lui era un deputato, e è riuscito a far passare la legge che potevamo studiare. Ma c'è stata questo intoppo, no? Ma lui dice: ma il credo intimo è inaccessibile, non possiamo, quello che abbiamo dentro, nessuno ci può togliere, assolutamente. E Kardec parla, vai. Reprimere, Kardec, reprimere le manifestazioni esteriori di un credo, quando questi atti portano un qualsiasi danno ad altri, non è assolutamente attentare alla libertà di coscienza, perché questa repressione lascia al credo la sua piena libertà. No, è chiaro che no, quando ci sono queste sette, no, che si fanno che uno si uccide, fanno queste uccisioni di suicidio di massa, queste cose così, no, per fede, è chiaro che uno tenta di eliminare questa cosa, ma non esattamente, è chiaro che lasciando la libertà alle persone, ma evitando che si uccidano, questo sì, si può fare. Ma è una cosa pure ragionevole, no? Ma no alla idea, alla filosofia in sé. Vai. 841. Si deve permettere, in nome della libertà di coscienza, diffondersi di dottrine perniciose, oppure si può, senza costituire una minaccia a questa libertà, cercare di ricondurre sulla via della verità quelli che sono fuorviati da falsi principi? Certamente si può, anzi si deve, ma insegnate sull'esempio di Gesù con la dolcezza e la persuasione. Non usate la forza, cosa che sarebbe peggiore del credo di colui che si vorrebbe convincere. Se c'è qualcosa che è permesso imporre, sono il bene e la fraternità,
Ma non crediamo che il mezzo per convincere quegli individui sia l'agire con violenza. Il convincimento non si impone. Ecco, se vogliamo convincere queste sette suicide, queste cose così, non attraverso la repressione forzata, attraverso la forza, attraverso la dolcezza e la persuasione, seguendo l'esempio di Gesù, attraverso il bene e la fraternità, perché sennò stiamo facendo esattamente quello che loro stanno facendo. Agendo con violenza, stiamo, no, non, no, non siamo diversi da loro. Perciò lui diceva che all'epoca ci stavano tanti gruppi che facevano delle sette, degli incontri, cose, anche lì all'epoca di Kardec. Allora, vai. 842. Avendo ogni dottrina la pretesa di essere l'unica espressione della verità, da quali segni si può riconoscere quella che ha il diritto di porsi come tale? Sarà quella di enumera più uomini da bene e meno ipocriti, ossia quella che pratica la legge d'amore e di carità nella sua più grande purezza e la applica più ampiamente. Da questo segno riconoscerete che una dottrina è buona, perché ogni dottrina che avesse come effetto quello di seminare la discordia e determinare una divisione fra i figli di Dio non può essere che falsa e nociva. Ecco, se uno dice, ma come so che questo, che dove vado, che faccio, sono bravi, sono buone, perché che devo seguire loro, non devo seguire, non quella chiesa, quell'altro, quell'altro. Ecco qua, no? Se porta bene, bene, è sempre buona e vale, ne vale la pena, ma quando comincia a disseminare discordia e divisione tra le persone, è falsa e nociva. Ecco qua, libero arbitrio. Libero arbitrio. 843. L'uomo possiede il libero arbitrio delle sue azioni? Poiché è libero di pensare, anche è libero di agire. Senza il libero arbitrio, l'uomo sarebbe una macchina. 844. Questo è un grande dono che Dio ci ha dato. Decidiamo noi come vivere la nostra vita, nel bene e nel male. 844. L'uomo fruisce del libero arbitrio fin dalla nascita? C'è libertà d'agire dal momento in cui c'è volontà di fare. Nei primi anni di vita la libertà è quasi nulla. Essa si evolve e cambia di obiettivo con lo sviluppo delle facoltà. Il bambino, avendo dei pensieri relativi alle necessità della sua età, applica il suo libero arbitrio alle cose che gli sono necessarie. Ecco, diciamo così, questo libero arbitrio è in accordo con lo sviluppo della creatura, non solo nella fase di uomo, da bambino all'età matura, ma pure come spirito. Se è un spirito più ignorante, ha meno libertà di azione, perché lui stesso non sa cosa scegliere, no? E lui stesso è meno, agisce più per istinto che per comprensione. Vai, continua. 845. Le predisposizioni istintive che l'uomo porta con sé alla nascita non costituiscono forse un ostacolo all'esercizio del libero arbitrio? Le predisposizioni istintive sono quelle dello spirito prima della sua incarnazione, a seconda che egli sia più o meno avanzato. Queste predisposizioni possono spingerlo ad atti condannabili ed egli sarà assecondato in questo dagli spiriti che simpatizzano con queste tendenze. Ma non esistono affatto tentazioni irresistibili quando si ha la volontà di resistervi. Ricordatevi che volere è potere. Ecco, qua dice proprio, se qualcuno dice, ma io dico no, che io resisto a tutto tranne che alle tentazioni, ma è un gioco che dico, no? Ma che qua dice, non esistono affatto tentazioni irresistibili quando si ha la volontà di resistervi. Perché se usiamo solo l'istinto della volontà di fare, no? È chiaro che non resistiamo, ma dipende solo dalla nostra volontà. E dici, volere è potere, se vogliamo, facciamo, non si può resistere. E vedendo nella domanda 361 da dove vengono l'uomo e sua qualità buona e cattiva, aí rispondi, dallo spirito da cui
è l'incarnazione. Quanto più il spirito è puro, tanto l'uomo è portato al bene. Então, quando dice, no? Che lui può avere predisposizione negativa e, diciamo così, si associando e essendo assecondato dagli spiriti che si simpatizzano con quelle tendenze, tanto buone o cattive. Dipende dal suo libero arbitrio, dalla sua volontà di fare. 846. L'organismo non ha alcuna influenza sulle azioni della vita, e se invece ha un'influenza, non è forse a vantaggio del libero arbitrio? Lo spirito è certamente influenzato dalla materia, che può ostacolarlo nelle sue manifestazioni. Ecco perché nei mondi dove i corpi sono meno materiali che sulla Terra, le facoltà si sviluppano con maggiore libertà, ma non è lo strumento che dona le facoltà. D'altronde si devono qui distinguere le facoltà morali da quelle intellettuali. Se un individuo ha l'istinto dell'assassinio, è sicuramente il suo stesso spirito che lo possiede e che glielo trasmette, ma non i suoi organi. Chi annienta il suo pensiero per occuparsi solo della materia diventa simile al bruto e anche peggiore, perché non pensa più a premunirsi contro il male. Ed è in ciò che è colpevole, in quanto agisce così di sua volontà. Ecco, nella domanda 300 parla delle influenze dell'organismo sulle nostre decisioni. Se andate a vedere nella 367 e seguenti, che parla dell'influenza dell'organismo. E questo è interessante perché dice, no, pure per il fatto quando dicono per la donazione degli organi, se non subisce l'influenza del donatore, no? Aí diz, não é o instrumento que dona la facoltà, não é l'organo che dona la facoltà di essere bravo o meno bravo, no, assolutamente. Anche perché dopo che o sangue ha fatto tutto o giro di rinnovamento, che non so di quante ore, non so 7 ore, boh, che fa del nostro corpo, non so quanti giorni, sei lá, che fanno nel nostro corpo, già è il nostro DNA, già è il nostro sangue che passa attraverso quell'organo. Non c'è più contatto con l'altro, con il donatore. E non è lo strumento che dona la facoltà, vuol dire non è il corpo che determina quello che siamo, che facciamo, è la nostra mente, è la nostra coscienza, è quello che abbiamo portato come bagaglio dal mondo spirituale nel nostro perispirito. Vai, l'aberrazione è questa. 847. L'aberrazione delle facoltà priva l'uomo del libero arbitrio. Prima di dire una cosa, per loro, per Kardec, aberrazione sono quei che oggi noi chiamiamo difetti genetici o persona con, non so come si dice oggi perché ci sono tanti nomi, gli autistici, le persone, i cerebrilesi e tutte queste cose, no? Então loro chiamavano aberrazione perché era una cosa diversa dalla normalità, non è una parola offensiva. Togliamo questo dalla mente perché era così che si chiamava una volta, ok? Colui la cui intelligenza è turbata da una qualsiasi causa non è più padrone del proprio pensiero e da quel momento non ha più libertà. Questa aberrazione è sovente una punizione per lo spirito che in un'altra esistenza può essere stato frivolo e orgoglioso e aver fatto un cattivo uso delle sue facoltà. Egli può rinascere nel corpo di un menomato mentale, così come il despota nel corpo di uno schiavo e il ricco malvagio in quello di un mendicante. Ma lo spirito soffre di questa costrizione di cui ha perfetta coscienza ed è questa l'azione della materia. Nella 371 di questo libro che stiamo leggendo adesso, parla e seguenti, parla dell'idiotismo e la pazzia, idiotismo che loro consideravano con la sindrome di Down e con altre persone che non avevano una capacità di ragionamento, eppure e la pazzia. La spiega più o meno queste cose, no? Che in realtà può essere, non dice chi è.
non mettiamo tutto una legge che dice può essere come una punizione, no? Un riscatto che lui sta avendo di un'altra esistenza, che lui ha utilizzato male le sue facoltà, può essere un riscatto, può essere un spirito superiore che è venuto per aiutare in quella famiglia. Perché molte volte quelli con la sindrome di Down sono allegri, sono volenterosi, sono alle volte riescono di più che gli altri che non hanno niente. Sono molto persistenti e continue nella crescita loro, anche con tutte le difficoltà. Alcuni riescono alla grande. E questo tipo di cosa può essere una prova per la famiglia, ma anche un modo di quello spirito riscattare per un momento, per quel breve periodo, per il periodo che sta sulla terra, in questa veste. Alcuni che sono stati molto cattivi proprio, no? È come se fossero incarcerati nel proprio corpo. E diciamo così, è lì che noi vediamo la legge divina che spiega, perché come siamo tutti figli di Dio, siamo stati creati da Dio, perché Dio avrebbe fatto uno con delle menomanze mentali, no? Incarcerato in un corpo e gli altri belli, buoni, tutto perfetto, no? Dio non ha fatto niente di questo. Dio ha creato gli spiriti. Il corpo abbiamo scelto noi per poter scattare le malefatte che abbiamo fatto, no? O quando un spirito superiore deve venire in queste vesti per dare una lezione a quel popolo, a quella famiglia, a quella comunità. Ok? Vai. 848. L'aberrazione delle facoltà intellettuali per ubriachezza scusa gli atti deplorevoli? No, perché l'ubriaco si è volontariamente privato della sua ragione per soddisfare delle passioni brutali. Anziché commettere un errore, ne commette due. Vuol dire, ubriacone no, commette due errori perché si è privato volontariamente, perché nessuno l'ha obbligato a bere. Nessuno obbliga a bere, si è privato volontariamente dalla ragione, perché quando si ubriaca uno non ci ragiona bene dopo con la testa, no? Per soddisfare le sue passioni, no? Então dice, non solo fa atti deplorevoli, come si è privato dalla libertà, della sua libertà, dalla sua ragione per passione e per perché non ha resistito alla tentazione. Então, dice, anziché commettere un errore, ne commette due. Então, non c'è scusa. Il male è sempre male. Possiamo indorare la pillola come vogliamo, ma è sempre quello che loro dicono. Vai. 849. Qual è nell'uomo allo stato selvaggio la facoltà dominante? L'istinto o il libero arbitrio? È l'istinto che in certe circostanze non impedisce all'uomo di agire in piena libertà, ma come il bambino, egli applica alle sue necessità questa libertà, la quale si evolve con l'intelligenza. Di conseguenza, voi che siete più illuminati di un primitivo, siete anche più responsabili riguardo a ciò che fate di un primitivo. Ecco, abbiamo già detto pure questo prima, no? È la coscienza, no? È la conoscenza a noi non ci esime da nostra responsabilità. Então, siamo più responsabili che quello che non sanno niente. I primitivi loro chiamavano tutti quelli, queste tribù, queste praticamente gli indios e queste tribù che si trovavano in tutte le parti, che stiamo parlando sempre di 1850, che c'erano ancora.
850. La posizione sociale non è a volte un ostacolo alla piena libertà delle azioni. Il mondo ha senza dubbio le sue esigenze. Dio è giusto e tiene conto di tutto, ma vi lascia la responsabilità di quel po' di sforzi che fate per sormontare gli ostacoli. Ok, grazie. Grazie Rosaria, grazie. Ok, siamo tornati qua. Ci sono due che hanno commentato qualcosa nella chat. Manuela Mandela, 27. Ok, dopo 21 è avvenuta la realizzazione della sua rivoluzione. Bravo, grazie Saverio. Vi devo salutare, un abbraccio a tutti. Grazie Alessandra. Ok. Allora, ragazzi, io non posso controllare su Facebook, voi lì dello specchio dell'anima, un bacione comunque sempre a Gina e a tutti voi lì, a Simona, a tutti voi che fate da mediatore lì durante la trasmissione. Un bacione a Luca che non lo vedo, c'è nostalgia di Luca, sta sempre nei nostri pensieri. Dopo posso rispondere dopo piano piano. Avete delle domande o dei commenti o cose su questo argomento che abbiamo parlato oggi? Quindi dobbiamo stare molto attenti, Leila, vigilanti sempre, da questo che ho letto ne ricavo questo, molto attenti, vigilare su tutto perché non sono accettate, quindi scuse, giustifiche e niente, ne rispondiamo con la nostra coscienza, quindi questo è quello che... Che ho capito, è vero, la legge di libertà dice, ma è una cosa comune, che stiamo leggendo una cosa che diciamo, ma questo è scontato, non è scontato, ragazzi. Perciò Kardec ha fatto delle domande a 360 gradi, no? Perché voleva abbordare e fare attingere a tutte le cose che accadono nella nostra vita e voleva sapere in dettagli che cosa pensavano questi spiriti dalla nostra vita, delle cose che accadevano. Addirittura loro hanno parlato del duello, no? Delle sfide che si facevano, si buttavano i guanti, tuf, tuf, che sfida duello, no? Che all'epoca sua c'era ancora il duello, no? Si dice duello, vero? Sì. Ah, ok, che mi è venuto il dubbio che si diceva duello. Então, perciò è vero, tutti questi dettagli, no? Ci rinforza l'idea che, come hai detto tu, Rosaria, dobbiamo stare molto attenti e vigilare sempre. Ma questo è un consiglio che Gesù già 2000 anni fa ci ha dato, no? Di orare e vigilare. Antonia, Saverio, Ciro, volete dire qualcosa? Voi che state qua? Antonia? Sì, io volevo dire proprio riguardo quello che ho sentito stasera, e sempre, sono sempre come diciamo il termine che utilizzo, sempre pezzettini di puzzle che alla fine poi formano l'immagine, nel senso che noi spesso diciamo, no, che siamo noi a decidere, quindi è che la conoscenza fa sì che noi siamo più responsabili, perché fino a quando noi le cose non le sappiamo, allora nello sbagliare possiamo anche non saperlo, ma invece la conoscenza ci fa evitare, perché uno non può far finta di non sapere e sbagliare, cioè se uno sbaglia sapendo è una cosa premeditata, non è una cosa, diciamo, che una persona potrebbe anche inconsciamente fare una cosa non volendo, ma quando c'è la conoscenza è diverso, diciamo così. Io prima facevo delle cose perché non pensavo che quelle cose potessero essere un danno, ecco, come hai detto tu, il male è sempre, cioè come in termini piccoli. Dove lo giri e dove la volti, come diciamo noi, alla fine è sempre la Uguale. stessa. Ecco, questo volevo dire. No, Quindi è sempre. questa parte lì, quando l'ho letto, no?
tutti i vostri sofismi non potranno convertire una cosa malvagia in una cosa buona. Tu puoi dire qualsiasi cosa fatta a fin di bene, no, è sempre male. Ci sta sempre un'altra strada che possiamo prendere, c'è sempre un'altra soluzione. Alle volte non la vediamo, quando non la vediamo chiediamo aiuto, ma c'è sempre un'altra possibilità. E perciò dobbiamo stare attenti, come ha detto Rosaria, vigilare sempre, stare sempre vigile. Saverio, vuoi dire qualcosa? Volevo dire solo una cosa io e poi chiudo. Volevo dire, ma se noi non il male, che cosa si intende poi? Ecco, perché potrebbe anche essere una cosa. Allora, ecco la risposta che loro hanno detto. Con tutti i vostri sofismi non potete trasformare il male, no? Con questa domanda, no? Che cosa è il male? Che cosa loro intendono per il male? Il male per lui che sta parlando della schiavitù è la schiavitù, è la soggiogazione di un altro essere umano. Adesso non ci scherzi. In alcuni luoghi di questo pianeta ci sarà qualcuno schiavo, o schiavo sessuale, o schiavo di bambini, o qualsiasi altro modo, no? Ma pure a casa nostra, la soggezione, soggettare un'altra persona con ricatto morale o con ricatto sentimentale, anche questo è una schiavitù. Perché alle volte tu dici, ma ti voglio tanto bene, ti amo tanto, perché fai questo a me? No? Quando non vogliamo che qualcuno faccia qualcosa contro di noi o qualcosa che noi non vogliamo, no? Noi spesso usiamo un ricatto emozionale. Questo è un bene? Eh no. Perciò, come ha detto Rosa, dobbiamo stare attentissimo a tanti dettagli, perché il male, tu che stiamo parlando della libertà, no? È tu costringere un'altra persona a fare delle cose che è contro la sua libertà. E anche emozionalmente, mentalmente e fisicamente, di tutte le maniere. Quando noi facciamo un atto di costrizione, non quella della Chiesa, no? Di contrizione, ma quando costringiamo qualcuno a fare una cosa che non vogliamo, utilizzando anche quando tu dici, ah, yeah, fa questo per me, yeah, va, ah, yeah, ti voglio tanto bene, capito? Anche questo, Grazie. capito? Stiamo costringendo, perché se la persona non vuole fare, perché lo sto forzando, perché voglio che faccia per me. Alle volte facciamo con i nostri figli, con i nostri mariti, con i nostri compagni, con le nostre mogli, con tante persone, no? È sempre una costrizione alla libertà dell'altro. E se l'amore è libertà, non possiamo costringere nessuno a fare delle cose, neanche con la carineria. Neanche parlando tanto, tanto è sempre un ricatto emozionale, no? C'è gente che addirittura fa terrorismo emozionale, lì è ancora peggio, perciò non abbiamo più quella situazione delle navi negriere che portavano gli africani da tutte le parti, ma abbiamo ancora la nave del nostro egoismo e del nostro orgoglio, che alle volte costringiamo l'altro essere a volerci bene o a fare quello che vogliamo che noi vogliamo che loro facciano. Então, è inutile dorare la pillola, un male è sempre male. In questo senso, non so se mi sono spiegata, Antonio, ho peggiorato la situazione. No, no, sei stata più che chiara e devo dire la verità, penetrante. Ecco, proprio penetrante. Sono cose che toccano proprio, io non so spiegarle come. Però adesso farei salti di gioia. Sembra strano, però è così, perché sono cose importanti che tutti noi rispecchiamo in quello che pensiamo, in quello Facciamo, che
facciamo? Non se, tutti noi facciamo così. Nel mio caso, per dire, è stato anche delle volte, ci sono persone, ecco, della salute, che delle volte uno si lascia andare, a volte la persona vicino costringe a fare delle cose perché uno veramente in quel momento non ha la consapevolezza che se fa, non lo fa può essere un suo male. Poi tutto un discorso, diciamo, per queste cose dico, poi le altre cose condivido in pieno e No, ne no, farò allora, un se coro. è, no, la costrizione, allora, sono tre che non hanno libertà. I malati, i vecchi, i bambini. Quando sono malati, no? Quando la persona è anziana, no? Non c'è più la sua volontà, perché non è, diciamo così, va come quelli che gestiscono gli anziani. Un bambino va come quello che gestisce il bambino e il malato va come quello che gestisce il medico o quelli che lo stanno gestendo per conto della sua malattia. Non possono, la libertà loro è limitata di accordo con quello che succede, no? Ma in linea di massima, qualsiasi costrizione o che obblighiamo gli altri con belle parole o con cattive parole, con delle carinerie che fa tanti regali, fa tante cose per costringere la persona a vivere, a fare quello che vuoi tu. Alle volte usiamo questi espedienti. Non siamo ipocriti, lo sappiamo benissimo. No? E siamo qua per imparare a non farlo più, a poter lasciare le persone che amiamo, le persone che, i nostri amici, i nostri cari, tutti quanti liberi di fare la scelta che vogliono fare loro. Anche se non condividiamo, anche se noi non condividiamo la scelta loro, ma alle volte dobbiamo lasciarle libere. Quante volte noi abbiamo fatto del bene o delle cose a delle persone aspettando dopo che quella persona ci ricambiasse in qualche modo di un'altra maniera o una cosa così? Quante volte? Perciò no, è una. Noi stiamo, diciamo così, è chiaro che nessuno è perfetto, tutti quanti noi sbagliamo e facciamo le nostre, come, non volevo dire cazzate, ma lo dico, Luca, ciao, ricordando Luca, perché tutti noi facciamo, ma siamo qua proprio per questo, per capire che cosa è lo sbaglio, che cosa è quello che non dobbiamo fare e come dobbiamo agire. Sbaglieremo ancora? Mamma mia, quante volte ancora? Non vi preoccupate che sbaglieremo sempre, ma di meno e saremo più consapevoli, ci accorgeremo quando abbiamo sbagliato e cercheremo di correggere. Questa è l'importanza, non è che no, dovremmo diventare perfetti. Assolutamente, perfetto, no? In questo pianeta sarà ancora complicato da trovare qualcuno che sia perfetto. Anzi, qua non ci sta proprio nessuno perfetto. Non è una parola che ci appartiene. No, non ci appartiamo. Comunque, secondo me, veramente questi incontri, cioè delle volte sembra che Signore ti dà sempre le risposte, perché mia figlia pochi giorni fa, proprio perché noi in genere una mamma pensa che quello sia il bene per un figlio, mi ha detto: il tuo bene non è il mio. E Wow. quindi cioè, quando mi ha detto così, ho già riflettuto, ma adesso è un po' stata la ciliegina sulla torta, cioè adesso ho capito meglio quello che intendeva. Quindi per questo Non non è è. contro di te, capito? Non è contro di te, non è perché non ti voglio bene, ma No, no. Sì, è così, ho capito. Grazie, un bacio, grazie, grazie. Grazie. Per esempio, mia figlia sta in Brasile, alcune scelte sue, no?
quando lei doveva prendere delle decisioni o delle cose, e lei diceva: Mamma, farò così. Io dico sempre a lei: Cari, io ho fiducia in te, quello che farai sarà sempre meglio. Perché io non credo che uno vada a scegliere una strada perché vuole andare lì per stare male. Nessuno sceglie una strada per stare male, tranne che uno malato. Lì non possiamo dire niente, se uno è già malato di suo è un altro discorso. Ma una persona in sana coscienza, un ragazzo, una ragazza o qualsiasi persona in sana coscienza, quando prende una decisione, no? Anche se per noi sembra sbagliata, no? Dobbiamo dare fiducia su quella decisione che ha voluto prendere. Dici, per me quello che fai tu fai sempre perfetto, ho fiducia in te, vai, prendi la tua strada. Poi, se qualcosa non va come tu pensi di andare, io sono sempre qui, sono sempre braccio aperto per accoglierti, sono sempre io qua, non ti giudico. Perché è importante, è un non giudizio, non dobbiamo giudicare nessuno, dare nessuno, puntare dito a nessuno. Non ci scordiamo che quando puntiamo dito ci sono tre ditini, no? Che stanno puntando verso di noi, uno verso l'altro e tre che stanno qua dicendo è tu, è tu, è tu. Perciò dobbiamo. È chiaro che sbaglieremo, è chiaro che uno dice c'è nostalgia, non voglio fare così, voglio fare di un'altra maniera. Ok, ma se amiamo dobbiamo lasciare libere. Dimmi, Savere, vuoi dire qualcosa? No, lei Tutto a no, non posto. voleva dire niente, sto seguendo, sì, tutto bene. Ok. Scusi. Perciò, ragazzi, il messaggio veramente di questa della legge di libertà, stupendo, no? Legge di libertà. Abbiamo la libertà assoluta, sì, rispettando l'altro. Non dice che la mia libertà, la tua libertà comincia con dove finisce la mia, no? O la mia comincia dove finisce la tua. Então, è così. Perché ognuno ha diritto al suo pezzettino di libertà. E come viviamo in una comunità, è relativa alla comunità, è relativa alla società, alla famiglia, a dove viviamo. E la miglior maniera di rispettare la libertà dell'altro è lasciarli liberi di fare quello che vogliono loro. Perché nessuno va d'incontro alla cosa. Per piacere, per stare male. Tutti quanti vogliamo stare bene. Alle volte sbagliamo. Sì, Madonna mia, quanti sbagli. Oh, io ho 60 anni di sbagli. Eh? Ho 60 anni di sbagli. Quanti sbagli. Ma ogni sbaglio mi ha detto dove dovevo andare. Qual era la strada da non seguire e qual era quella giusta da fare. E di sbagli in sbagli, a uno arriva ad avere successo, 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 successo. E facciamo per step. E non dare un salto più grande della gamba. Un gradino alla volta riusciamo a raggiungere. Ma o importante è che noi, diciamo così, facciamo uno sforzo di essere liberi nella coscienza, no? Di fare la nostra scelta liberamente nella nostra coscienza e lasciare all'altro la stessa cosa. Questo è questo che Gesù ci ha insegnato. Questo che Gesù ci ha insegnato. È stato crocifisso anche per questo, perché era una cosa nuova, una rivoluzione. Tu dire che lo schiavo è uguale a me, ma come ti permetti? Quello è schiavo, io sono padrone, ho tante terre, ho tante cose, sono ricco. Non è la ricchezza che determina il potere di un uomo, è il suo carattere, è quello che lui ha dentro. E che cosa ne fa di questa ricchezza, di questo potere? Perciò è dato all'uomo la possibilità di avere soldi, di essere potenti, per poter aiutare la sua comunità a progredire, legge del progresso.
Questo è importante. È come dice Emanuele, che Dio, la cosa che vuole veramente Dio, è che questa energia divina che arriva dall'universo verso di noi, arriva in noi, arriva, ci riempie e noi passiamo avanti. Non rimane stagnante dentro di noi. Noi la passiamo avanti, la proiettiamo all'altro. E questa è la nostra funzione. Come ho detto l'altra volta quando abbiamo studiato sulla medianità, importante è accogliere, consolare e chiarire. Questo dobbiamo fare. Accogliere prima di tutto, qualsiasi la decisione l'altro deve prendere. Consolare se per caso ha preso una decisione sbagliata. E se abbiamo una soluzione o un'altra prospettiva da presentare, chiarire. Questo è importante. E lasciare e dare sempre all'altro l'opportunità, la porta aperta per venire da noi. Rassicurare, dobbiamo rassicurare l'altro che saremo sempre lì per lui. Ok? E vi rassicuro che sono sempre qui per voi. Ok, ragazzi? Sono passati già alcuni minuti dal 22. Abbiamo fatto già un'oretta. Ragazzi, voi vi dello specchio dell'anima. Se avete delle domande o qualche cosa, vi rispondo dopo nella chat di Facebook. Vi ringrazio ancora Gina, Simona e altri che stanno lì. Luca, ti voglio vedere, che tu hai promesso che sarebbe andato in trasmissione qualche volta. E a tutte voi vi ringrazio della compagnia e ci vediamo. Io non sto facendo più quello del sabato alle 18 perché c'è gente che è uscito, che va in vacanza e cose, l'ascolto fraterno, no? Come ho visto che c'è un po' di movimento, che c'è gente che sta pure lavorando in queste vacanze, lasciamo quando finisce tutto, torniamo al sabato, ma domenica mattina l'Evangelio stiamo sempre lì, ok? Alle 10:30 e poi giovedì. Grazie a tutti. Grazie. Voi un bacio. Buona serata a tutti. Buonanotte. Passo e chiudo. Ciao Rosaria, grazie della lettura, Rosaria. Cosa? Per me ciao. Passo e chiudo.